Ciao a tutti, oggi voglio provare a fare un esperimento. Voglio provare a fare un profumo alla vaniglia con la vodka. Come uscirà? Non lo so, proviamo. Allora, ci servirà ovviamente un flaconcino con lo spruzzino dove mettere il tutto. Poi l'acqua demineralizzata che ho messo in un bicchiere per non fare danni. Ovviamente la vodka. Poi l'aroma per dolci alla vaniglia e l'essenza alla vaniglia. Ok, per prima cosa dobbiamo aprire questo e ci metto dentro l'imbuto e vado a metterci, se si vede, sì, un po' di vodka, un terzo lo metto, se vediamo. Quasi metà, però sì, può andare. Dopo la vodka ci metto l'acqua demineralizzata. Ora vado a versare l'aroma. Ci mette una cifra di tempo a uscire, ma ce la faremo. Dai. Un attimo. Ok, ce l'ho praticamente fatta. Ok, e come ultima cosa vado a mettere qualche goccia di essenza alla vaniglia. Che emozione quando faccio le cose per la prima volta, chissà come esce. Beh, penso di averne messo abbastanza. Sentiamo, ok. Ora asciugo un attimo e metto uno spruzzino. Chiudo bene e do una mescolata. E ora non resta che provarlo. Oddio, è buonissimo. Dovete farlo per forza anche voi perché è buonissimo. Wow. Buonissimo. Dovete sentire, dovete sentire, è buonissimo! Esperimento riuscitissimo! Di più, yeah! Ok, adesso profumerò tutta la casa, tutto, perché è davvero buonissimo, è uscito ed è stato anche abbastanza semplicissimo, cioè è stato semplice, quindi, cioè, con pochi ingredienti si è fatto un profumo davvero buono, 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 buono. Poi ovviamente potete decidere di metterci l'etichetta, col nome, comunque quello che volete, potete anche usarlo come regalo di Natale, dato che non è che manchi così tanto. E niente, provate anche voi, fatemi sapere come vi esce perché è davvero buono. Vi aspetto sulla mia pagina Facebook Le Creazioni di Jè e su Instagram Jessica Creation. Se vi va iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, mi farà tanto piacere.
Vi saluto, un bacio, ciao!